Sono ancora tutti qua. Incredibile. Ok, eccoci. Ehi, queste persone sono zombie, sì. Sono ancora tutti soggiogati. Non c'è tempo da perdere. Di questo passo la situazione potrebbe precipitare oltre il punto di non ritorno. Sofia, puoi dirci dove si trova Emma? Là dentro. Emma è... Aspetta, c'è qualcosa che non va. Una scena animata. Non ho visto i cinose però. Ma scusami, i cinose erano accanto a noi. Ha spento Tokyo. Wow, cioè esattamente come Memento è riuscita a trasportarsi dal metaverso alla realtà. Ha trasformato il mondo di Memento di nuovo, oh no. Porca vacca, cos'è questa roba? Siamo ancora nel mondo reale, giusto? Dovrebbe essere così, ma è sempre più difficile crederlo. E poi guardate i nostri vestiti, cosa può essere stato? Anch'io sono di nuovo qui con voi. Che sia successo di nuovo? Già, come l'anno scorso. Il metaverso ha invaso il mondo reale. L'ha invaso? Che intendi? Aspetta, una cosa del genere è già accaduta in passato. Oh, è vero, noi siamo gli unici a ricordarlo. Tutta questa zona è già sotto il controllo di Emma. A quanto pare la sta trasformando in un'enorme prigione. Se non la fermiamo subito, finirà per sopraschivere tutto il mondo reale. Dobbiamo fermare Emma. Esatto, mettiamoci al lavoro, Joker. Contatto visivo con l'arca, è sopra di noi. Dovremmo salire lassù per raggiungerla. Dobbiamo fare presto, o tutti i nostri sforzi saranno stati vani. I cinosi, da qui in avanti sarà troppo pericoloso. Dovresti nasconderti qui da qualche parte. Lo farò. Se venissi con voi, non farei altro che rallentarvi. Brave cinose. Bene, cinose, io vado. Oh, d'accordo. Sofia. Sofia, fa attenzione. Sì, mamma. Ricevuto. Ah, i cinose. Al momento non sono Sofia. Sono Sofia, dei ladri fantasma. D'accordo, Sofì. Ci risiamo. Comincio a pensare che gli dèi non ci abbiano in simpatia. Concordo. Di nuovo faccia a faccia con un dio. Temo che il nostro karma sia ai minimi storici. Che tra l'altro in teoria, gli eventi di Royal in Striker non esistono. Strikers prosegue dopo il gioco base di Persona 5, non Persona 5 Royal, perché sennò parlerebbero anche dell'altro dio. Parlerebbero di Maruki. Il prezzo da pagare per i nostri peccati deve essere alle stelle ormai. Beh, dipende tutto da chi hai fatto arrabbiare. Non mi preoccuperei troppo di un'app megalomane. Già, è soltanto un programma che si è montato la testa e ha costretto la gente a far ciò che voleva. Ma non è affatto un dio, è un imbroglione qualsiasi. Allora andiamo. Questo falso dio si pentirà di essere messo contro il genere umano. E vai, mi sento carichissimo. Fermiamo Emma. Ok, è la nostra ultima missione. Mettiamocela tutta. Che tra l'altro Emma si sta imponendo. Maruki si stava imponendo anche esso a diventare dio, però in modo meno cattivo. Maruki lo faceva per proteggere gli umani, Emma diciamo che lo fa per direttiva, in modo sbagliato. Sotto ogni punto di vista è più apprezzabile come pensava Maruki che come pensa Emma, ovviamente. Che tra l'altro possiamo tornare al camper. E ovviamente, siccome il metaverso è fuso, siamo ancora travestiti. È bello come, diciamo, questa scena sia fusa nell'insieme, ma c'è Sofia messa là sopra, ancora come quando eravamo nel palazzo di Sapporo. Siamo ormai alle battute finali del gioco. Tanto vale cucinare il più possibile. Cucinare il più possibile ci ridà tutte quante le statistiche di cui abbiamo bisogno. Soprattutto
Io punterei quasi tutto quello che abbiamo sull'hot pot di granchio, perché secondo me in fase finale del gioco sta roba ci salva il culo, secondo me. Questo ne facciamo 4 perché possiamo. Questo ci manca il tofu, peccato perché curava anche le alterazioni. Questo ci dà 20 SP, facciamolo. 40 HP, facciamolo. Il caffè, facciamolo. La zuppa di capra, facciamola, perché tanto la capra la usiamo solamente per questa roba. È rimasto solo l'arako meshi e ne abbiamo uno, facciamolo. Bom, perfetto. Abbiamo cucinato anche stavolta tutto il cucinabile. È ora di uscire. L'albero della conoscenza. Vabbè, esploriamo la prigione e vediamo dove si trova l'arca dell'alleanza. Ma che diavolo? Qui non è sicuro. Presto, andate via. Non rispondono, sono tutti incollati ai loro telefoni. È come se fossero tutti in fila per andare in pellegrinaggio. Dove stanno andando? È come se l'ascensore li stesse inghiottendo. Merda, ma che sta succedendo? Emma li sta conducendo nel luogo chiamato Terra Promessa. Possiamo entrarci anche noi? Possiamo entrare, a quanto pare. Ovviamente non possiamo entrare, santo cielo. Guardate, ne arrivano altri, sono tantissimi. Tutti pronti a subire un risveglio del cuore? Dobbiamo sbrigarci, troviamo Emma. Abbiamo molto tempo, non ci sono delle scale che portano nella stanza del server. No, ma raggiungendo il ponte principale dovremmo trovare un altro ascensore. Allora andiamo lì, per caso vedete altri modi per salire più in alto? No, ma probabilmente ci dovremmo arrampicare. E i nemici sono azzurri, quindi siamo in un'area comunque adatta al nostro livello. E la madonna, dove si è teletrasportato? Scusami? Ma... ah, sono... stavo dicendo, che nemici sono? Sono i Yatagarasu, che sono deboli... ovviamente allo sparo. Sono deboli allo sparo perché sono uccellini. E qua sopra che cosa si nasconde? Scopriamolo subito. Ovviamente un forziere con del cuore meccanico. Dopo aver parlato di cuore con Sofì fino adesso, mi porti un cuore meccanico? Vediamo. Cuore meccanico, 8 in più di danno, 30 SP. Eh beh, per un healer come lo è Sofia, sicuramente è un ottimo oggetto. E abbiamo ottenuto uno Yatagarasu. Perfetto. Vediamo che statistiche ha. Yatagarasu è una persona di fulmine. Niente di eccezionale, ma comunque vabbè, ci sta. Guardate, c'è una breccia. Si riesce a vedere il piano superiore. Scommetto che da lì si può salire. Diamo un'occhiata, Joker. Ovviamente, tutto ci permetterà di salire. Siamo nell'area ristorazione. Oh no, mi dovrebbero dare i soldi qua. Vediamo cosa c'è nella cassa. La pioggia di Amrita. Vabbè, niente di eccezionale. Però c'è da dire che comunque vedere gli interni di zone che non abbiamo mai visto è comunque sempre figo. Cioè, a me è sempre piaciuto sotto questo punto di vista Strikers, perché ti fa vedere anche zone che in teoria, diciamo, non esistono in teoria, proprio che non le hai mai viste nel gioco base, ma che comunque ti permettono di essere viste in queste zone almeno. È bello poter visitare queste parti. Tipo a Shibuya ti chiedi magari sempre cosa c'è dietro una certa via e te la fanno vedere a una certa. Furnace, perfetto. Ed ecco qua, la madonna, il comitato di benvenuto qua. Così come la fine di tutte le sofferenze vicina, l'alba di un nuovo dio incombe su di noi. Frase fatta standard. Ah, ovviamente gli angeli. Gli umani incontreranno il loro fato e saranno liberi dal dubbio e da ogni pena. Entrate nella terra promessa. Ah, bene, mi aspettavo due angeli, però vabbè. Non se ne parla neanche, non mi importa del dubbio, io voglio la mia libertà. E non solo, anche la sofferenza può avere i suoi lati positivi. Ha fatto incontrare tutti noi, per esempio. Idioti!
Vabbè, grazie. Allora, tu debole al ghiaccio. Tu debole... Porca troia, mi occupo prima di te, allora. Spacco la faccia, stupido angioletto. No, l'altro. Dove stai mirando? Aia, come mi ha colpito? Noir, devi però anche riuscire a schivare. Va bene essere sotto furia. Però, porca troia, non ti fare ammazzare. Allora, Mediaran, ridiamo la palla a Noir. Ma perché ogni tanto miri a cazzo di cane? C'è questa qua in mezzo. Bomba accecante. Oh, calmi. Perfetto. Ridiamo di nuovo la palla a Noir. Dov'è? Eccolo qui. Beccato. Quasi quasi gli sparo uno speciale. Sì, hai voglia. Gli spariamo uno speciale perché questi hanno un sacco di vita ora. Anche se effettivamente lo speciale non è di sparo, è psichico. Forse ho fatto una cagata. Vabbè, però almeno ce lo leviamo dalle balle. Abbiamo colpito anche l'altro? Credo di sì. Sì, 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 l'abbiamo colpito. Non ci arrivo. Oh, calmo. Via, via. Oh, maledetto. Maledetto stronzo. Devo stare attento anche all'altro ora. Colpo stordente. Ridiamo di nuovo la palla a Noir. Beccati queste esplosioni in catena. Ora mi allontano di nuovo. Eh sì, ti piacerebbe. Ti piacerebbe colpirmi, eh. Via, via. Colpisci. Ancora uno. Perfetto, dai che un angelo è quasi andato. Beccato. E l'angelo via dalle balle. Tu quando... Oh, sei già a metà vita, porca troia. Ti devasto, ti devasto. Allora, sei debole al ghiaccio, peccato non avere Yusuke. Speriamo che Joker abbia qualcosa a questo punto. Però, in realtà posso anche benissimo continuare a spararti. Calmi tutti. I colpi sono gratuiti per Noir. Ti sarebbe piaciuto colpirmi. Voi impegnatevi a tenerla occupata. Io continuo a sparargli dalla distanza. Colpo stordente. Ripassiamo di nuovo la palla a Noir. Vabbè, ovviamente. Nel momento in cui tira l'attacco mi ha passato la palla. Colpisci. Ti sarebbe piaciuto colpirmi. Vai via. Guarda che continua a bersagliare me perché sono... Non sto facendo nulla in questo combattimento se non continuare a colpirla con i colpi a distanza. Ovviamente cercava di colpire me. Ovviamente ha ignorato totalmente gli altri. Colpiva solamente me. Patetico, patetico. E abbiamo trovato un punto di salvataggio. Sai che ti dico? Visto che qua è proprio davanti alla zona che ci fa proseguire, torniamo al camper. Ci ricarichiamo la vita e torniamo esattamente lì. Guarda, pure con i nemici che sono appena rispanati. Dove devo passare? Da qua in alto. E si prosegue. La via della resa. Cambierei squadra a questo giro. Cambierei squadra, però lascerei Noir. Lascerei Noir perché gli attacchi, quelli lì di sparo, potrebbero essere utili contro gli angeli e contro gli Yatagarasu.
Quindi in sostanza terrei anche Morgana per farlo aumentare un po' di livello. Mettiamo Anna al posto di Makoto. Facciamo un po' di switch fra Anna e Makoto, che sono quelli più indietro. Anche Ryuji purtroppo devo farlo aumentare. E lo metterei al posto di Haru quando serve. Per adesso no. Anna pure ha imparato di Aran. Perfetto. Proseguiamo di qua. Becca di questo. Madonna. Oh no. Aspetta, voi cosa... Oh, erano deboli al ghiaccio. Mi serve Yusuke in squadra. Dobbiamo mettere Yusuke al posto di qualcuno. Togliamo un attimo Morgana e mettiamo Yusuke. Per adesso le veci dell'healer lo fa anche Ann per un po'. Altri angioletti del cazzo. Quanto mi divertirò a uccidervi. Madonna. Una soddisfazione unica uccidere sti angeli. Abbiamo trovato un altro forziere e abbiamo ottenuto altri 15 punti. Balsamo vitale. Niente di eccezionale, però i punti invece sono molto utili. Ecco qua, colpo spirituale a livello massimo. Abbiamo ancora 13 punti. Io spenderei un paio di punti su questo. Almeno carichiamo prima la barra degli speciali, ovviamente bloccata, perché uno, ci servono 10 punti. E due, vorrei spendere questi 8 punti ancora su qualcos'altro. Ad esempio gli SP. No, forse è meglio tenerli da parte per ora. Aspettiamo un altro po' di punti e poi... Ah, eccole lì le scale. Guardate, una porta chiusa. Non è che è un'ipotesi, ma ho il sospetto che quella sia la stanza del server di Emma. No. Quindi, se riusciamo a incasinare il server, non disattiviamo Emma o qualcosa del genere. Però, nonostante il server sia già stato disattivato una volta, Emma è rimasta attiva. Non è solo questo. Non sappiamo quale effetto possa avere sulle persone la disattivazione del server. Pare che al momento la cosa più sicura da fare sia ignorare quella stanza. Continuiamo a salire. Io invece sarei entrato a fare casino, subito. Sicuramente qua dovremmo proteggere poi Oracle per poter entrare, sicuramente. Però per adesso la ignoriamo, ovviamente. La sala dei contratti. Là, cos'è sta stanza? Io credo che nella sala del server invece bisogna entrarci, e come? Che nemico potrebbe essere? Che nemico potrebbe essere? A sto giro facciamo così. Rimettiamo al posto di Haru Zenkichi. Non mi fido molto del non sapere che nemico ci sia. Mettiamo Sofia e lasciamo Ann. Vai, si combatte. Ditemi, perché rifiutate il dono che il vostro dio vi offre? Vivrete in un mondo pacifico, libero da ogni dolore, ciononostante vi opponete a un tale ardore. Guarda, ho rifiutato l'offerta di un dio vero pur di vivere, e non accetterò quello fatto da un telefono. Perché sono un mucchio di stronzate. Quando qualcosa è troppo bello per essere vero, probabilmente è così. La pace nata dall'assenza di pensiero cosciente non è altro che la morte del proprio io. Davvero tragico. Chi è il nemico? Oh, Metatron! Debole al fulmino. Al fulmino, certo. Al fulmine. E all'oscuro. L'ombra di Dio. Dove è finito? Ah, ecco. Là. Buongiorno a te. Ma che begli attacchi. Complimenti. Attacco diminuito. Ma che bello. Attacco mortale. Porca miseria. Ora ti devasto. Ombra di Dio. Lama danzante. Quello sarebbe l'attacco lama danzante? Ma che figata. Porca troia. Spacco la faccia ora. Facciamo potenziamento su di noi. Così ristabilisco le mie statistiche.
Ridiamo la palla di nuovo a Zenkichi. Ulla, calmati. Non vedo. Beccati. Non riesco. Beccati la raffica. Io non vedo cosa sta succedendo. C'è troppa luce. Cioè, sul serio. Sta iniziando a diventare troppo caotica la cosa. E io sono incastrato in ogni angolo. Cazzo, a sapere che il nemico sarebbe stato tutti sti angeli, non avrei certo lasciato. Non avrei certo lasciato Juaru. Porca miseria. Vieni qua. Eh beh, certo. Ripotenziamoci. Ulla! Cos'è sto attacco di luce incredibile? Hai rotto le palle di continuare a volare. Madonna mia. Ho visto con... bellissimo con tutta sta luce. Con tutta la luce dietro è stata bellissima sta scena. Allora, brava Sofia. Bravissima Sofia. Aspetta. Joker, cambiati su, perché mi sono reso conto adesso che è ancora Seth. Che per carità. Certo, può fare gli attacchi oscuri, però. Niente. Mi sono reso conto adesso che Joker può fare gli attacchi oscuri, però si becca anche quelli di luce. Madonna mia. Racunda. Ridiamo la palla a Joker. Tirati giù. Maledetto, ombra di Dio. E comunque noi abbiamo tolto un cazzo. Brava Sofia che mi hai curato. Madonna mia, quanta gente che è apparsa. Madonna mia, quando ti incastra troppa gente. Raffica. Assaltiamolo. Diamo di nuovo la palla a Joker. Ho cambiato persona, tra l'altro. Beccati questo. Così torni giù al tuo posto. Becchiamolo con l'attacco speciale. Bellissimo. L'ho colpito, sì. No, dov'è? Perché si toglie il target ogni tanto? Fermi! Tutta sta gente de merda. Grazie che mi hai tirato su, per favore. Allora, beccati Mazionga. Beccati ancora Mazionga. E beccati un assalto. Curiamoci.
E ora... Centro perfetto! Tutto questo solo per ammazzare... un gruppettino de merda di angeli. Certo che la furia... è terribile. La furia è uno stato... terribile da combattere. Cioè io sto continuando a saltare sopra i frutti solo per evitare di andare in furia. Non vedo dove sono. Vabbè, è morto Joker, sai che novità. Ah, Dio mio. Attacchi divini. Beccati il mio allora. Beccati questo. Dov'è finito? Non lo vedo. E allora beccati il mio di Megiddo. Oh, sono morto. Un po' pochi, eh. Non rilevi ombre, quando mai. Allora, torniamocene indietro. Ci autocuriamo, ovviamente.